Buongiorno, sono Giuseppe Di Pascale, presidente provinciale del sindacato ANIF per la provincia di Caserta. Oggi vi parlerò del decreto legge numero 22 dell'8 aprile del 2020. E in questo decreto sono riportate le modalità di chiusura dell'anno scolastico in corso, l'inizio del nuovo anno scolastico e in particolare le modalità di esecuzione degli esami di Stato. E, il decreto prevede due ipotesi fondamentali. In particolare, la prima ipotesi: nel caso in cui la scuola si rientri a scuola entro il 18 maggio, si farà una maturità di tipo light, che diciamo noi, ovvero saranno ridotte le prove al primo ciclo e saranno definite le modalità di attribuzione del punteggio. Le commissioni saranno tutte interne, mentre alle superiori sarà nominato un presidente esterno. Inoltre, per le scuole superiori, la seconda prova a carattere nazionale sarà sostituita da una prova predisposta dalla commissione interna, in modo che sia coerente con i programmi effettivamente svolti durante l'anno e soprattutto durante questo periodo di didattica a distanza. La seconda ipotesi invece riguarda nel caso in cui si rientra a scuola dopo il 18 maggio, e in questo caso gli scrutini saranno svolti in modalità telematica. L'esame conclusivo sarà sostituito del primo ciclo, sarà sostituito dalla valutazione della commissione, che terrà conto di un elaborato redatto dal candidato. Poi per la scuola superiore non ci saranno prove scritte e l'esame sarà costituito da un colloquio, che in questo caso anche in questo caso si rivedranno i criteri per la determinazione del voto finale. E inoltre, per la determinazione delle eccellenze nelle varie scuole, saranno rivisti i criteri per l'attribuzione di ulteriori premi. L'ammissione dell'esame non terrà conto poi né delle assenze, né tantomeno delle prove invalsi, e né tantomeno quelle delle attività svolte per l'alternanza scuola-lavoro, il cosiddetto PCTO. Le medesime attività però saranno comunque oggetto di colloquio. I candidati esterni potranno sostenere gli esami preliminari al termine del periodo emergenziale e le prove d'esame in sessione straordinaria, secondo comunque le modalità previste per quelle interne. Inoltre, in merito alla valutazione, ANIF ritiene opportuno che nella valutazione degli alunni è bene che l'ultima parola spetta sempre agli organi collegiali, in particolare al collegio dei docenti, consiglio di istituto, dipartimento e consiglio di classe, che conoscono bene i programmi svolti in modalità telematica. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che vi sia piaciuto anche questo videomessaggio, e mettete un like al mio video. Grazie e buongiorno.